Lui non sta a sedere, non sta su con la testa, no, non parla, lui non fa niente praticamente, no. Dobbiamo essere noi bravi a capire lui cosa ci vuole comunicare. Thomas ha 3 anni, non parla, non cammina, non sta seduto, non mangia cibi solidi e probabilmente non lo farà mai. Ha una malattia rarissima. Si chiama leucodistrofia di Pelizaeus-Merzbacher, una patologia neurologica rarissima che conta solo 7 casi in Italia. Colpisce un bambino ogni 500.000 nati. Purtroppo non sembrano esserci cure. L'unico supporto possibile è quello fisioterapico e logopedico. Il bambino quando aveva sui 6-7 mesi, dopo che aveva già il ritardo della crescita molto pronunciato, alla tappa che tutti i bambini dovrebbero stare seduti, a 8 mesi, è stato fatto degli esami genetici e praticamente lui a 10 mesi d'età avevamo già la diagnosi di questa rarissima leucodistrofia. E da lì in poi è iniziata la nostra avventura con Thomas. L'anno scorso si è operato, gli si è fatto un'operazione, gli si è impiantata una pompettina al glucofene per alleviare la rigidità che gli dà questa malattia. E già, insomma, rispetto all'anno scorso lui è molto più sereno, molto più tranquillo, molto più malleabile anche per le fisioterapiste e poi soprattutto per la mamma che ci sta praticamente 24 ore su 24. Poi, le cure purtroppo non ci sono, ad oggi non ci sono. Thomas vive con i genitori a Stia. Il problema più grande di questa famiglia è una casa troppo piccola. Noi viviamo da quando Thomas è nato, viviamo in un'abitazione di 30 metri quadri circa, dove per farti un esempio, se noi si deve fare il bagno, tocca portarlo dalla mia suocera perché non c'è proprio lo spazio nemmeno per mettere una bacinella d'acqua. La cosa ideale per lui sarebbe una casa completamente in piano, perché ora ancora no, ma fra non tanto tempo sicuramente lui avrà una carrozzina. Ora però c'è un passeggino speciale, diciamo speciale, chiamiamolo. Un domani sicuramente ci vorrà la carrozzina, quindi capisci che fare 2 rampe di scale, anche solamente quello, crea difficoltà. E poi proprio per un'esigenza anche a livello logopedico e fisioterapico, a noi ci piacerebbe che Thomas potesse fare fisioterapia a casa sua, sarebbe un sogno, oltre a tutte le altre problematiche della casa troppo piccola, diciamo. Domenica 18 giugno si svolgerà la seconda edizione della corsa per Thomas a Bibbiena, 14 km di solidarietà lungo la pista ciclabile dell'Archiano. Thomas, al di là dei problemi o del problema che ha trovato lui nella sua strada in salita nella vita, è un bambino che noi vogliamo trattare come tutti gli altri bambini. Quindi, perché lui ancora deve dormire nel lettone con babbo e mamma? Dovrebbe avere una cameretta tutta sua, cioè basta poi.